Salve a tutti amici di YouTube, non posto video da molto tempo, causa scuola, quindi studio. E niente, oggi postiamo Deck Profile del Satellar Knight aggiornato ottobre 2014. È un mazzo veramente molto carino da giocare, ma abbastanza costoso. Niente, procediamo con la decklist. Allora, 3 Altair, lo chiamo così perché gli assassini sono fighi. 3 Deneb. 3 un Kalhai, che tanto niente, meglio che non avete capito. 2 Vega, doppio Typhoon, 3 Pod. Ero indeciso se giocare 3 Upstart Goblin o entrambe le carte, però mi sono trovato meglio con le Pod. Poi gioco Raijeki, che è stato sbannato con la Banned. Lo gioco perché parecchie volte riesco a chiudere grazie adesso, e quindi preferisco giocarlo. Magari forse posso metterlo di side, ma io ve lo consiglierei. Poi 3 Rota, 3 ormai con questa banned, must in Satellar Knight. Poi Mono Soul Charge, limitato sempre con la banned. Poi 3 Breath Brow Skill, che come cacchio l'ho pronunciata non ho idea. 3 Call of the Haunted, Compulsory, 3 Prison, che cagano le palle parecchie volte, Solemn Warning, Soul Drain, la gioco di main perché ormai Shadow, Abyss, tutto rompono le palle, 3 Stellar Nova Alpha, 3 Vanity, quando le ristampano non lo so perché ormai sono must nel meta, e 2 Wiretap. Poi per l'extra abbiamo 2 Dweller, il tizio col nome lungo, Castle, Omega, Emerald, Direwolf, il tizio dal nome impronunciabile, Cowboy, Excalibur, 101, 106, 80, 80, 80 e Tombola, Delteros, o Delteros, non so come si pronunci. E vabbè, questa era insomma la mia decklist. Nei commenti ovviamente date dei suggerimenti, anche se a me piace molto giocata così. Niente, ditemi se volete qualche unboxing nel canale, così vedo di mettere i soldi da parte, appunto, comprare la roba, non quella roba, la roba di Yugi. Ok, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, seguitemi sulla fanpage di Facebook, arrivederci al prossimo video.